Al tour 2021 di Libere di Vivere! Iscrivetevi sul sito liberedivivere.com. Buongiorno a tutti. Mi spiace moltissimo non essere presente alle stelline, è la prima volta che succede. Oggi sto sperimentando in prima persona l'utilizzo della digitalizzazione per lavorare a distanza. Evidentemente ho un problema familiare che riguarda il mio papà e quindi purtroppo devo essere fuori regione. Questo mi consente comunque di essere lì con voi. Eccola qui la prima esperienza di che cosa significa per le donne che spesso sono addette alla cura della famiglia, lo siamo tutte, nessuna esclusa, poter lavorare lo stesso a distanza senza essere in presenza. Primo esempio. Ma mi corre l'obbligo anche di ringraziare il dottor Rizzi, che rappresenta la Regione Lombardia, per la sua presenza e anche per le cose che ha detto, che condivido assolutamente. Ci tornerò tra pochi secondi. Finisco con i ringraziamenti, perché so che sarà presente in chiusura in collegamento la ministra Bonetti, so che ci sarà nel pomeriggio Filippo Del Corno del Comune di Milano, assessore alla cultura, so che sarà presente anche Daria Colombo, delegata del sindaco per le pari opportunità, e ovviamente ringrazio di cuore la dottoressa Segre e l'organizzazione di questo evento che su proposta di Fabio Massa abbiamo accolto davvero con grande piacere alla fondazione, perché gli amici delle stelline hanno segnalato questa iniziativa che riteniamo davvero in questo momento contestuale molto importante. È vero, sono stata la prima donna direttore generale di un comune in Italia, ho svolto il mio incarico a Vigevano, che è un comune lombardo lontano da Milano, in provincia di Pavia. Stiamo parlando di molto tempo fa, ma è anche vero che in quella esperienza ho potuto lavorare per mettere i presupposti di quello che sarebbe diventata oggi la digitalizzazione. E cioè già a quel tempo il tema dell'informatizzazione, della circolarizzazione delle informazioni era essenziale per velocizzare ovviamente la burocrazia, per cercare di contenerne le negatività e soprattutto per mettere le donne nella condizione di poter telelavorare. Uno dei primi esperienze in Italia di telelavoro venne varato proprio a Vigevano sotto mio impulso, quindi questa è un'esperienza che ricordo sempre con grande piacere. Ma vorrei, agganciandomi alle osservazioni che il dottor Rizzi ha fatto, vorrei rimarcare qui
questo problema dell'occupazione femminile, che è il vero presupposto della libertà delle donne. Sappiamo tutte che essere libere di vivere significa non soltanto essere libere di scegliere, anzitutto essere libere di scegliere, ma anche essere autonome economicamente. Eccola quindi la vera chiave di volta. Se noi siamo arrivate fin qui, usufruendo, diciamo, dell'apertura delle carriere, alcune di noi hanno potuto accedere a posizioni di vertice, a consigli di amministrazione, a ruoli manageriali importanti, lo dobbiamo alle generazioni precedenti. E cioè, io non mi stancherò mai di dirlo, alle nostre mamme e alle nostre nonne. Oggi, in questo scenario post-pandemico così difficile per i ruoli femminili, pur essendo sempre convinta che il self-empowerment è, come dire, per tutti, maschi e femmine, la cassetta degli attrezzi che ci consente di progredire, di realizzare sogni ambiziosi di carriera, perché dobbiamo sempre essere consapevoli che ce la dobbiamo fare da soli e che dobbiamo essere molto determinati per riuscire. Purtroppo in questo scenario, come correttamente ha collocato il problema il dottor Rizzi, non ce la facciamo da sole, perché con questi numeri rischiamo davvero di vederci annullare l'effetto positivo di anni di conquiste al femminile e quindi di veder vanificato quello che le nostre mamme e le nostre nonne hanno fatto per noi. Non solo, di vedere noi dover ricominciare da capo per le nostre figlie e per le nostre nipotine. Allora, su questo abbiamo accolto davvero con grande favore le proposte contenute nel Recovery Fund, perché si tratta davvero di una svolta epocale nel sostegno al lavoro femminile. È chiaro che da solo tutto questo non basta. Ecco perché la digitalizzazione e la sostenibilità sono due temi chiave su cui lavorare per aiutare le donne a lavorare tenendo in equilibrio tutto quello che riguarda il loro ruolo nella famiglia e nella società. Sono concetti assolutamente inderogabili e su questo dobbiamo apprestarci a investire. Sulla digitalizzazione, ho già detto, facendo un esempio sulla sostenibilità, fatemi dire che siamo in un luogo davvero molto orientato in questo senso. Le stelline sono una best practice, sono scaldate con un impianto geotermico che risparmia il 90% di gas naturale ogni anno. Perché? Perché pescano dai pozzi di falda l'acqua che viene riscaldata e che quindi garantisce l'efficienza energetica a tutto il palazzo. Quindi siamo uno degli immobili antichi con le più basse emissioni in atmosfera d'Italia in questo senso e sono molto orgogliosa di dirlo perché è un percorso che io ho già trovato avviato, ma che ho cercato di implementare che ci ha portato fin qui, come dire, in questi anni. Altre best practice possono essere l'illuminazione a LED, i rubinetti temporizzati per impedire lo spreco idrico, piuttosto che la compartimentazione del servizio di condizionamento. Ecco. Grazie, ovviamente abbiamo altri obiettivi, tra cui cito uno, l'unico diciamo più importante, altri sono sotto obiettivi, ma ottenere entro il 2025 la certificazione 20121 come luogo dove si fanno eventi sostenibili dal punto di vista proprio della loro gestione. E tutto questo per dire che solo attraverso una applicazione e un progresso sul tema della sostenibilità, riusciamo effettivamente ad aiutare anche le donne a progredire nella loro crescita professionale e personale. Direi che può bastare. Grazie per Carla Del Grazie. Piano. Passerei a Irene Cocuzzi, dottoressa Irene Cocuzzi, responsabile del Movimento Donne e Imprese Confartigianato di Roma. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. C'è stato un cambiamento, ovviamente il Covid ha
ce lo saremmo risparmiato, eh. Sì. Però ha determinato un cambiamento epocale nel modo di rapportarci col lavoro tra di noi, e dopo questo cambiamento e questa distruzione del Covid c'è ovviamente una ricostruzione. Ecco, parliamo della ricostruzione e di come dovremmo ricostruirla anche un po' meglio di quello che c'era prima. Ecco, questa sarebbe la nostra vocazione. Certo. Intanto ringrazio la Fondazione per avermi invitato e mi piace molto questa location, anche perché ricordo che qui nel 1903 è stata fondata la prima scuola di agraria a livello femminile per le orfane che ospitavano, e quindi già parliamo di empowerment. Questi sono veramente, quindi mi piace molto questa idea. Quando ho letto di venire qui alle Stelline, quindi grazie. Le Stelline poi sono proprio le orfane, le chiamavamo così, perché le Stelline e Martinica. Sì. E quindi comunque grazie dell'opportunità, porto io i saluti anche del nostro presidente Andrea Rotondo e delle aziende femminili delle artigiane romane, che sicuramente vivono la ricostruzione in un modo diverso, proprio per territorialità. Purtroppo non è la territorialità di Milano. Ma questa è l'Italia, insomma. E io ho scritto due frasi, perché sono molto pragmatica, non mi voglio. E questo è il pensiero però che ho preso dalle riunioni che noi facciamo con le nostre imprenditrici. Empowerment femminili, sostenibilità e digitalizzazione sono le parole chiave di questa iniziativa, ma in realtà sono le parole chiave di questo momento storico. Viviamo un cambiamento che non abbiamo voluto, la pandemia ha cambiato il nostro modo di lavorare, di imparare, di stare in relazione con gli altri. Le ricadute sull'economia sono state devastanti e le donne, lo sappiamo, sono quelle che ne hanno pagato di più le conseguenze. Ecco, bisognerà concretizzare la fase della ricostruzione e del cambiamento. Non sarà facile, ma questo non ci deve spaventare, noi non abbiamo paura. Solo se abbiamo davanti una difficoltà, lo sappiamo bene, le donne lo sanno, riusciamo ad avere coraggio e siamo creative. Ecco, io penso che non possiamo immaginare il futuro con le stesse logiche con cui abbiamo vissuto il passato. Non si può tornare indietro. E il prendersi cura dell'altro è ora la chiave di volta per uscire dall'emergenza e costruire un nuovo cambiamento dove con pensieri femminili si possa poi concretizzare e operare concretamente in un presente che forse è già un domani. Lo sforzo che dobbiamo fare è quindi immaginare un futuro diverso, un futuro digitale, dove la tecnologia supporta ed integra l'intelligenza umana e favorisce le nostre relazioni. Un futuro sostenibile, in cui il business diventa sempre più etico e crea un valore condiviso. Noi puntiamo molto sulle nostre imprese, piccole imprese, piccolissime, perché è la realtà quotidiana di Roma, e ad avere sempre un impatto sociale. Questo noi, la formazione tende proprio anche a questo. E poi un futuro che va costruito insieme e non in cui qualcuno deve includere qualcun altro. Abbiamo una grande responsabilità verso le nuove generazioni, dobbiamo crescere le nostre figlie credendo che loro possono fare qualsiasi cosa. Così anche loro finiranno per crederlo. E dobbiamo crescere i nostri figli con la consapevolezza che la diversità non è né un limite né una moda, ma è semplicemente bellezza. Con questo concludo e vi ringrazio per la vostra attenzione. È bello quello che ha detto la dottoressa. Tra l'altro io ho una figlia e mi piacerebbe proprio che fosse così. Ho anche un figlio, quindi devo dire che ho entrambi i compiti. E come me tantissimi. Alla Rizzi ha una figlia, ha due figli. Un figlio è un figlio, anche lui, giustamente. Femmino, quindi maschio e femmina, quindi abbiamo un bel lavoro da fare. Claudia Segre, presidente, che ha voluto tutto questo. Prima di passare alla parte in cui ci racconta come sarà l'intero tour, parliamo delle cose che lo animano. Perché le è venuto in mente di fare tutto questo da tutti questi anni con tutto questo sforzo? Allora, come sapete, la Fondazione ha una vocazione legata alla diffusione dell'alfabetizzazione finanziaria, che condivide ovviamente secondo le linee guida del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, guidato dalla professoressa Anna Maria Lusardi, per prevenire la violenza economica. E quindi questo progetto nasce intanto per un sogno, per un obiettivo che avevo e che ho condiviso con tutto il mio team, sia qui in Italia che in
in Francia e in America, proprio perché in questi 5 anni di fondazione abbiamo lavorato a progetti che hanno coinvolto famiglie, donne, e abbiamo raccolto quest'istanza di cambiare anche il modo e per arrivare alle famiglie, per arrivare alle ragazze e ai ragazzi, tanto che proprio in questo momento questo progetto Libre di Vivere, che è legato al metodo didattico di apprendimento visivo e digitale che è stato creato in fondazione, lo stanno facendo i ragazzi della St. Louis in inglese in questo momento, lo stanno facendo le ragazze e i ragazzi della Bossomonti a Torino, e quindi si è avviato questo percorso legato all'educazione civica, dove si parla non solo di prevenzione. Ieri nella presentazione dei prossimi corsi Donne 2030 per il successo, che c'è stato a Torino, è presente la polizia, quindi un connubio, come abbiamo visto dalle testimonianze della Regione Lombardia, della Fondazione Stellina e del Confartigianato, che vede pubblico e privato insieme per portare, con la cultura disegnata, con istanze e parole chiave che sono in questo caso il rafforzamento delle competenze, la digitalizzazione. L'anno scorso ci siamo dedicati alla denuncia su quello che è la violenza economica, e portando questa esperienza alla disposizione di tutti sul territorio per parlarne con la cittadinanza, con i fumetti per portarlo nelle scuole, farlo comprendere a tutti con parole chiave e vedendo anche quei valori che accomunano le eroine dei fumetti di un tempo e le eroine e gli eroi di adesso, che i nostri ragazzi disegnano, testimoniano nel percorso che fanno a scuola. Insomma, un progetto ambizioso. Diciamo sì, così. Perché insomma la parte formativa e didattica che già facevamo, che abbiamo fatto in questi 5 anni nei confronti degli adulti, con Donna al Quadrato, con Immaginiamo Sostenibile, con Focus Sud, alla parte invece prettamente culturale di divulgazione interdisciplinare, quindi mettere a disposizione uno strumento come una mostra culturale visitabile in 3D, con dei fumetti sfogliabili digitalmente e anche animati, in italiano e in inglese e francese, come nostra prassi, tutti i nostri contenuti sono a disposizione via app, sul sito, nelle 3 lingue, proprio per permettere a tutti di poter accedere. Nella piattaforma Family Me per le famiglie abbiamo anche video con il linguaggio LIS sull'interpretazione appunto dei segni per i disabili uditivi che partecipano ai nostri corsi e vogliono comprendere appieno come lavorare su una propria autodeterminazione economica. Quindi è questo sforzo comune insieme agli stakeholder che saranno presenti e si avvicenderanno in questi workshop, che si concentrano su queste due parole chiave: rafforzamento delle competenze e digitalizzazione. Come ci ha detto anche l'assessore Cocco durante la trasmissione a Tele Lombardia e con il lavoro che è stato fatto durante STEM in the City, quindi parole chiave per un risultato che poi andiamo ad analizzare, perché il lavoro con gli stakeholder porta formazione in un'ottica no profit e analisi di impatto sociale, che è il nostro dovere di restituzione nei confronti della cittadinanza, non solo come ente del terzo settore, ma proprio per misurare il cambiamento e migliorare in quello che stiamo facendo sempre di più. Il concetto di base, ci siamo parlati varie volte su questo, che a me ha molto affascinato, perché è una cosa così semplice ma anche così innovativa, è che per garantire alle donne una autodeterminazione, una dignità, quindi la capacità anche di non essere sottomesse, diciamo così, dalla società, è dare loro gli strumenti per accedere a una conoscenza finanziaria, che non vuol dire operare in borsa a grandi livelli, ma per esempio operare su un conto corrente, sapere cosa sta succedendo, eccetera, per levarle un po' da una sorta di schiavitù, perché spesso queste cose sono state dominio del mondo maschile, ecco, diciamolo. Infatti direi che riprendendo i dati che sono stati ricordati dal dottor Rizzi, come la dottoressa Del Piano, vedere che nella disoccupazione femminile, per cui l'Italia è l'ultimo in Europa, dall'80% di posti lavoro persi dalle lavoratrici nel 2020 siamo arrivati al 98%. 8% col mese di dicembre, un punto di non ritorno che ci deve far riflettere sul fatto che non possiamo permetterci che le donne siano escluse, quel 51% della popolazione sia escluso dal progresso dal paese, proprio perché ricordiamo che, così come nelle aziende la partecipazione ugualitaria permette di avere risultati
aziendali, condivisione, qualità del lavoro migliore, così nell'occupazione e nel sviluppo del paese non si può fare un passo indietro nell'includere le donne. Non ce la facciamo senza di loro, questo è molto chiaro, e quindi questa mostra è dedicata proprio all'inclusione sociale e finanziaria, perché le competenze economiche ci accompagnano ogni giorno nelle nostre scelte di vita, nel nostro percorso di vita, anche per affrontare le difficoltà che questa distruzione di valore economico purtroppo è stato causato dalla pandemia nei confronti delle famiglie, non solo del ceto medio della società, ma in generale in maniera trasversale. Quindi non possiamo permetterci di lasciare nessuna indietro e non permettere quindi una piena partecipazione attiva e consapevole, come abbiamo visto nel filmato. Chiudiamo su questa cosa del tour, perché poi c'è sempre questa vocazione un po' internazionale, tante lingue, tra l'altro il tour si conclude a Parigi, se non erro, no? Sì, infatti, la caratteristica è proprio questa, il tour parte in Italia, l'anno scorso siamo partiti da Castro e abbiamo terminato il 25 novembre a Parigi con un'audizione al Parlamento francese, che è stata un'emozione per tutto il team, è una grande soddisfazione come Fondazione Italiana essere invitati al Parlamento francese a parlare del nostro progetto, dei risultati, portare le buone pratiche, portare anche al tavolo della discussione di queste tavole rotonde che sono state incentrate proprio sulla nostra pubblicazione, che era stata distribuita in oltre 3.000 copie proprio durante la riunione del CESE, ecco che ha permesso di aprire un dialogo con un governo molto attivo sui servizi alla famiglia, così come adesso vediamo il governo ha affiancato le misure del PNRR, un Family Act molto importante che tra altre cose mi sembra che Biden un po' se lo stia scopiazzando. Ma detto questo, anche il tour 2021, questa volta parte da Milano, va giù al sud, ben 12 tappe, per poi finire nuovamente a Parigi, alla Maison d'Europe, al Centro Culturale Franco-Italiano, proprio per portare la testimonianza di questo gemellaggio tra due paesi che vogliono fare la differenza sulla vicinanza ai diritti delle donne, alla diversità e all'inclusione, che sono la vera bellezza e il vero patrimonio del paese. E soprattutto per lo sviluppo inclusivo. Alan Rizzi, concludiamo questa nostra introduzione con che cosa le lascia quello che ha sentito oggi? Cioè, che cosa le lascia? Le parole? Telepatici. Siamo perché... telepatici. No, io ci stavo proprio riflettendo. Ecco, allora, la politica, no, ma allora, è una riflessione ovviamente che ho fatto sulla base di quello che ho appena sentito. La politica oggi deve mettere nelle condizioni la donna di poter scegliere, di essere libera, libera di vivere, no? Quindi di poter scegliere se avere una famiglia, se avere dei figli, se scegliere la carriera o contestualizzare tutte e tre le esperienze insieme. Nel momento in cui poi è stata citata la Francia, Parigi, che ha delle politiche attive nei confronti della famiglia davvero straordinarie, quindi basterebbe da quel punto di vista fare semplicemente un copia e incolla di quello che viene fatto in Francia e portarlo come esperienza positiva nel nostro paese. Però veramente la politica oggi deve mettere nelle condizioni la donna di poter essere libera di scegliere, quindi libera di vivere, e attivare tutte quelle politiche che poi servono, così come abbiamo sentito durante la discussione di oggi, anche e soprattutto in termini di crescita delle nuove generazioni con delle buone pratiche e delle buone politiche. Ecco, io sono convinto di questo, ma così come su tanti altri temi, nel momento in cui la politica riesce ad attivare e a finanziare, a sostenere economicamente le condizioni in cui mettere il cittadino, il semplice cittadino, nelle condizioni di scegliere, ovviamente ha vinto. In questo caso, per fare in modo che ci sia veramente la parità di genere, cosa che con i dati che abbiamo elencato oggi non c'è, attivare delle politiche e mettere nelle condizioni la donna di scegliere di vivere. E fa bene anche a noi uomini, diciamoci la verità, fa molto bene anche a noi uomini e a noi padri di figlie femmine, peraltro. Assolutamente. Direi che siamo arrivati, no? Allora, io ringrazio Alan Rizzi, sottosegretario di Regione Lombardia, per la sua presenza, per la sua gentilezza, Piercarla Del Piano, che è connessa con noi da remoto, la presidente della Fondazione Stelline, quindi la padrona di casa, Irene Cocuzzi, responsabile del Movimento Donne Impresa Confartigianato Roma, e ovviamente Claudia Segre. Ma non è finita qui, perché oggi pomeriggio alle 13.45, quindi tra poco più di un'oretta, se l'orologio non mi inganna, ci sarà un nuovo appuntamento, sempre su tutti i canali social della Fondazione, Didattica Digitale e Letteratura Disegnata, la nuova frontiera delle soft skills, con Ugo Bertone di First Online, che modera e introduce, Filippo Del Corno,
il nostro amico Filippo Del Corno, mio di Percarla perché lo conosciamo molto bene, assessore alla cultura del Comune di Milano, la dottoressa ancora Claudia Segre, che è diciamo, l'organizzatrice di tutto, e Nico Vassallo, sceneggiatore e vicepresidente dell'Anonima Fumetti, che peraltro è anche... A quali dobbiamo questo lavoro straordinario della mostra, perché ricordiamo sia le disegnatrici dell'Accademia delle Belle Arti che hanno donato le loro immagini, sia il lavoro incredibile dell'Anonima Fumetti. Noi seguiamo tutto, la sinossi, le matite, la colorazione del fumetto è veramente straordinario e loro sono ci hanno fatto questo grande regalo di questa collaborazione. Perfetto, allora alle 13.45 tutti connessi, puntuali, che si va avanti con questa bellissima manifestazione. Grazie. Arrivederci.